ci sarà una pattuglia non solo nella zona nord di Milano, quindi Sesto, Cinisello, ma sono iniziate le pattuglie di vigilanza armata anche all'interno della città di Milano. Si è creata una centrale operativa unica localizzata presso la sede dell'ALER e ci sarà un servizio di sorveglianza e vigilanza specialistica H24. Le funzioni saranno di presidio, pronto intervento, quindi un messaggio importante all'interno dei quartieri, delle periferie, a dimostrazione che Regione Lombardia, con un lavoro intenso partito 3 anni fa, oggi raccoglie risultati. Quindi videosorveglianza, sistema integrato, vigilanza armata in supporto alle forze dell'ordine, perché ricordiamoci che i protagonisti assoluti sono polizia e carabinieri, ma da oggi avranno un supporto importante da parte di ALER Regione Lombardia con la vigilanza privata armata. E noi stiamo supplendo a una carenza evidente di comuni come il Comune di Milano, governati dalla sinistra, che per loro la sicurezza c'è, non c'è nessun problema, le nostre periferie sono un paradiso, noi siamo collegati alla realtà, c'è tantissimo da fare, abbiamo iniziato con un piano di manutenzione straordinaria di 200 milioni di euro, con aiuto ai più deboli nelle case ALER con un finanziamento per l'affitto, quindi un supporto all'affitto di 30 milioni di euro, e oggi arriva la risposta concreta sulla sicurezza. Per il futuro che cosa avete ancora in mente? Futuro c'è un regalo importante per i settantenni che vivono all'interno delle case ALER, che oggi sono in difficoltà, hanno poche centinaia di euro di pensione e avranno 3 anni di bonus affitto gratuito. Se sono regolari, 2019, 2020, 2021 non pagheranno l'affitto, perché avere 100 euro in più al mese fa la differenza, di quello che ha fatto Renzi, che ha dato gli 80 euro a chi guadagnava 30.000 euro. Noi cercheremo con questa misura, che partirà subito dopo le elezioni e andrà a integrare il supporto affitto, di aiutare una fascia di settantenni regolari che hanno sempre pagato l'affitto e avranno 3 anni di bonus. Questo è un impegno sostenibile, perché già abbiamo fatto i conti all'interno del bilancio ALER, ed è un segnale per tutti quegli anziani che hanno fatto grande Milano e la Lombardia.